Così non ci sono problemi di privacy, perché solo con gli iniziali è difficile poi ricondurvi. Perfetto. Allora, vediamo. Allora, condivido lo schermo. Massimo Corvino ora non può intervenire. Allora. Dovrebbe piano piano ora si carica. Roberto Graziella, ditemi quando la vedete. Ok, Ok, inizio. perfetto, grazie. Metti a schermo intero. Sì. Perfetto. Riuscite a vederla a schermo intero? Sì, adesso sì. Perfetto, grazie. Allora, di nuovo io volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno spinto a fare questo bis, questa replica dell'intervento che ho fatto appunto in remoto all'Associazione Grafologi Professionisti domenica scorsa. Il mio intervento parla della memoria procedurale e della firma. Scusate, ma c'è già chi chiama. Sì, pronto. Sì. Io sto già parlando. Non lo so. Ok, proviamoci, eh. C'era chi non vedeva. Vediamo un attimino se per caso. Allora. Scusate, questo è il bello e il brutto della diretta. Vediamo, gli rimando il link. Allora, vi dicevo, tutto nasce, questo spunto, diciamo, di iniziare il percorso della memoria procedurale è tutto nato da un filmato, in particolare da uno spezzone di filmato relativo a una serie televisiva Castle e che a me piace tantissimo. Se non sentite l'audio, potete andare sul mio canale di YouTube e questo filmato qui è pubblico. Questo è l'indirizzo. E se no, comunque cercate Marisa Loia su YouTube e trovate il video. Perché l'audio ovviamente non si sentirà un granché. Loro due sono lui è Castle, uno scrittore, e lei è la detective. Poi c'è la memoria procedurale, che è Questo spesso chiamata memoria signore muscolare, qui è che un include tutte le azioni e le sospettato di capacità che risultano più omicidio frequenti, creando che ha macchine neurali che perso la sembrano memoria semplici a memorie seguito di obsolete, un quasi come se trauma. la sua età, perché è andato in giro. Qual è il Quello che problema? sta Il parlando è problema lo riguarda la memoria psicologo vissuta, che è forense legata alle sue esperienze che gli personali, spiega alle sue i vari conversazioni, a tipi tutti i film di che ha visto, memoria alle persone che e conosce, gli dice perfino al che suo la nome. memoria Ciò fondamentalmente che lui ha se fosse perso uno è la studente, memoria non ho proprio episodica, idea di che cioè cosa non ricorda esattamente. assolutamente niente, Conterò tutti i soldi che neppure il ho suo nome. sul ritorno della mia memoria. Quindi Non gli sono dice che però parte, secondo lui la potrebbe anche memoria recuperarla del tutto o procedurale, per che niente. poi Io vedremo sono essere la parzialmente memoria ignorante. Sappiamo come muscolare, può essere successo. rimane Quello che sappiamo è che ha ricevuto un colpo attiva. all'inguine. Solitamente è proprio un colpo del genere, accompagnato da un trauma psicologico, a provocare la memoria del corpo. Un trauma? Qualcuno le ha sparato. Può essere questo. Si è pensato di essere in pericolo di vita, senza dubbio. Se lo riportassimo sulla scena del delitto, Quindi, questo potrebbe quando fargli gli viene tornare la detto che memoria? la memoria È possibile. procedurale rimane attiva, L'amnesia è un mistero Castle spinoso. gli viene un'idea. Mostrando St. Vincent sotto forma di sangue Guardate. profondo di intossicazione. Non avrei alcuna domanda.
domande da farvi. Signor... Mi scusi, non so come chiamarla. Neanche io so come chiamarmi. Lei ha detto che la memoria procedurale è intatta. Sì. Silenziate i microfoni perché... Questo è il momento più importante. Perché gli viene detto e gli viene chiesto improvvisamente firmi qui e lui inizia a firmare. Quindi la cosa, a parte fanno la solita battuta, sarà un medico perché non si comprende niente, ma oltre quindi a questa battuta, quello che mi ha acceso la classica lampadina è stato proprio il discorso della memoria procedurale. È un po' come andare in bicicletta, ecco perché nella slide iniziale c'ero io in bicicletta un po' di anni fa. E oppure, come mi ha ricordato Graziella, la collega del dipartimento, lei era tanto tempo che non metteva i pattini, quando li ha messi non ha picchiato una boccata in terra, ma è andata libera e tranquilla. Proprio perché automaticamente si riprendono tutte quelle, anzi si riprendono, in realtà non sono mai perse, tutta la memoria di gesti che in pratica sono diventati automatici. È ovvio che la nostra firma diventa automatica solo dopo un bel po' di prove. Io non so se voi lo facevate, ma personalmente anche all'elementare mi ricordo si provava a vedere come poter inventare la nostra firma. Altro momento per me tremendo, quando presi la patente e l'istruttore mi diceva freno, frizione, acceleratore. Io dicevo, io farò sicuramente confusione. Ovvio che oggi si guida la macchina senza nessun tipo di problemi o di confusione tra i vari pedali. Quindi la memoria procedurale è importante nella firma e nel nostro lavoro, lo è sempre stata. Quindi crescendo alcune azioni che diventano automatiche, però da bambini abbiamo dovuto imparare a camminare, andare in bici, a sciare, a pattinare e tutto ci sembrava molto difficile. Il mio interesse per il digitale nasce già nell'anno 2000 con l'acquisto, perché dovete sapere che a me questi giochini elettronici piacciono parecchio, con l'acquisto del primo Flybook. Il primo Flybook era un piccolo bloc note dove si poteva, un piccolo PC dove si poteva tranquillamente ruotare lo schermo, come vedete, si applicava poi sulla tastiera e diventava un primo pad, quando ancora non c'erano gli iPad e i vari pad. Aveva un pennino e aveva addirittura la SIM per poter mettere la scheda telefonica ed era un gioiellino, veramente. Tanto era un gioiellino che Vincenzo Sarantino e Angelo Vigliotti sono corsi a comprarlo anche loro. Quindi gli è piaciuto, lo hanno e ce l'hanno ancora. Tra l'altro Tarantino lo usa ancora per le sue presentazioni in studio. La prima volta che io scrivevo sullo schermo. Poi c'erano ovviamente altri programmi. Poi da lì è iniziata sempre di più il mio interesse e mi sono fissata sulle penne digitali. Ora non è qui il caso di andare a fondo di ogni singola tappa. Se vorrete lo faremo tranquillamente in altri incontri. Così come mi avete chiesto questa replica, potete chiedermi delle vostre curiosità e vediamo di poterle risolvere, se vogliamo, no? Accontentarvi. Quindi la Nokia Pen è stata la prima penna che mi permetteva con una normale sfera di scrivere, poi tramite un comando Bluetooth si poteva inviare all'applicazione, al cellulare o al computer. Poi nel 2007 ci fu la prima perizia, quasi sicuramente in assoluto, fatta fare ad un collega su una firma, su un display, quelli del Corriere. Allora la firma era soltanto una firma statica, così si può dire, con una definizione pessima, perché quando si andava a stampare quella firma venivano addirittura tutti i soliti rettangolini dei pixel.
Vi dico che comunque a me fino a 2 anni fa diverse procure mi hanno fatto fare queste consulenze perché i truffatori avevano scoperto che se dicevano di non aver ricevuto un pacco, questo prima della pandemia quando si firmava, dicevano ma questa non è la mia firma. E credetemi, poter andare a dimostrare che invece era la loro firma su quegli strumenti, su quei device, era in pratica impossibile. Poi, vabbè, ho portato il discorso della perizia, del futuro della perizia grafica, l'ho portato tranquillamente in vari convegni, è arrivato anche in Romania, è arrivato anche in Polonia. E nel 2013, insieme ad Ascanio Troiani, diciamo che l'agenda di crimine, che era diventato un appuntamento annuale, riporta il primo codice dell'amministrazione digitale, il CAD, quindi si parla già del 2013. E poi ho cominciato, sinceramente, a fare incontri sui saggi grafici e tra di voi c'è qualche fedelissima che mi ha sempre seguito e che la ringrazio comunque per la fiducia. Perché gli incontri su saggi grafici digitali? Perché con questi giochini che io acquistavo, in pratica poi vedrete che facevo fare saggi grafici direttamente su carta e con penna. Comunque, andando avanti nella nostra cronistoria, nel 2018 conosco un gruppo e ci riuniamo a Milano. Questo gruppo poi è diventato il nostro dipartimento digitale, del quale devo dire la verità sono molto orgogliosa, e incominciamo a studiare non tanto la firma grafometrica per quello che concerne le tavolette o altro, ma proprio l'impostazione della perizia, l'impostazione non solo della perizia, ma anche di quello che dobbiamo fare prima, cosa chiedere al giudice, che cosa obiettivamente fare per prepararci a fare un buon lavoro. E questo l'abbiamo fatto nel 2018. Quindi dalla carta si comincia piano piano ad andare verso il digitale. Questa è la prima penna che io ho utilizzato per fare i saggi grafici. Come vedete, è una normalissima penna a sfera, normale fino ad un certo punto, perché in realtà qui in alto ci sono delle pile ed è collegata a questo ricevitore tramite onde radio. Alcune sono tramite Bluetooth. Vedete il blocco, cioè questa è carta normale da fotocopiatrice, questa è la penna, questo qui era il ricevitore e io che cosa facevo? Collegando questa struttura ovviamente al computer e inserendo uno dei programmi che registrano lo schermo, guardate che cosa accadeva. Vedete? Io avevo modo di vedere la progressione della scrittura. Avrei avuto modo di vedere se ci fossero state delle correzioni, dei momenti di sosta, delle incertezze. E questo l'ho usato per tantissimo tempo quando facevo fare il saggio grafico, ma le persone non erano assolutamente intimorite da questa clip che reggeva i fogli. E quindi rilasciavano normale saggio grafico. Considerate una cosa: la definizione su questa immagine, su questo filmato è pessima, quindi non era quello l'importante. L'importante con questo sistema era studiare il movimento. Per tutte le altre rilievi avevamo il classico foglio di carta con la penna sfera, quindi non cambiava assolutamente niente nel nostro modo di prendere i saggi grafici. Vi dicevo che nasce il Digital Forensic Department. Considerate una cosa importante, non si occupa questo dipartimento solo di firma grafometrica, ma vuole esplorare proprio tutti i campi del digitale, che possono ovviamente esserci utili in perizia, nella rieducazione sulla scrittura. Possiamo tranquillamente avere diversi campi di azione, però dobbiamo conoscerlo. Dobbiamo conoscere tranquillamente anche
tutto quello che riguarda il mondo del digitale. Però cambia parecchio a questo punto, perché se i primi saggi che noi facevamo con questa clip e la penna, in realtà adesso, quando si va a scrivere su dei tablet, non sempre siamo spontanei e naturali, specie all'inizio, perché all'inizio questo strumento ci sembra uno strumento molto strano, diverso tra l'altro l'uno dall'altro, e già nell'articolo sulla rivista del CESGRAF io facevo un discorso che a mio avviso il discorso naturalezza e spontaneità veniva meno con questo tipo di strumentazione. Siamo andati sicuramente avanti nel tempo, avanti anni luce, sono migliorati i software, sono migliorati i tablet, quindi si va già meglio e comunque ci stiamo sicuramente abituando. Però che cosa accade? All'inizio c'è stato questo tipo di problema e questo me lo diceva sia un mio carissimo amico che era direttore in una banca e sia invece questo amico che è andato a fare un'operazione bancaria. Quella che vedete sotto la scritta firma del cliente è la firma che lui ha rilasciato sul tablet, questo a fianco la sua firma su carta, quindi aveva fatto la stessa firma, se potete farci caso. Ebbene, il software continuava a dirgli no, questa firma non va bene, no, questa firma non va bene. Alla fine, per disperazione, il mio amico ha fatto questa specie di firma, scritto MG, e il software l'ha accettata. Allora, tutti quelli che erano i miei dubbi e tutte le mie perplessità sul fatto di una firma buttata giù con la memoria procedurale che si diceva prima, quindi di getto, sul tablet si rallentava comunque e sicuramente. Questi sono i dati, sapete benissimo, che si prendono dal quando si va a analizzare una firma grafometrica, quindi la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l'accelerazione. A mio avviso ci sarebbe da stare invece molto attenti proprio sui parametri della precisione, il comfort di scrittura, perché è anche importante se ci si mette a sedere e si firma con calma o se stiamo in piedi al bancone e anche di fretta. Il peso della penna, lo strumento anche è importante, se lo strumento ci consente di essere agevoli sullo schermo. La velocità di risposta, perché quante volte è capitato che iniziamo a scrivere e sullo schermo non appare niente? Questo può essere per l'usura dello schermo, per l'usura del pennino. Fatto sta che il solo fatto di dover riniziare quello che era il movimento automatico del quale si è parlato prima diventava difficile perché non si vedeva. E l'attrito sempre il dover scorrere su una superficie che forse io mi immagino già in banca o con le poste, sicuramente il tablet è usato non poco ma parecchio. E allora quali sono le variabili in questo tipo di analisi? Dobbiamo considerare sicuramente la dimensione dello schermo. Ci sono dei software che mettono la linea, altri che non la mettono, altri che ti fanno scegliere se metterla oppure no, l'inclinazione dello schermo e il segno di spunta, che credo comunque abbiano tutti, ma per le domande tecniche su questo Roberta, Graziella ed Elena sono sicuramente le persone più indicate per potervi rispondere. Altro problema, tante persone hanno paura che si appoggiano il palmo della mano sul tablet combinano qualche problema, no? E invece no, questi software fanno sì che anche se tu appoggi per avere una postura più comoda il palmo sopra il tablet, in pratica si può tranquillamente scrivere e non appare l'impronta del tablet, quindi questo dà un pochino più di tranquillità e di sicurezza. Facciamo una rapida carrellata. Si diceva tablet con linea, senza linea, vedete la dimensione dello schermo, questo è sicuramente più grande, questo è molto piccolo,
l'inclinazione dello schermo. Ci sono questi tablet qui che sono inclinati. E poi, questo è stato suggerito da Roberta, la PRB, che è una appunto delle case che ha fabbricato questi device e il software, ma che non è in commercio, che io sappia, qua in Italia, ha l'appoggio della punta della penna che non coincide bene con la linea grafica visibile. E mentre uno scrive, delle volte appunto il fatto del non coincidere può essere fastidioso. Guardate, vedete? Inclinazione, lo spazio, il tipo di penna, fino a che arriva Graziella Galetta e ci regala nel panorama italiano il primo libro in assoluto sulle firme grafometriche e quelle elettroniche. Noi sappiamo benissimo che c'è il libro dell'Ariosa, ma che cos'ha di diverso questo? Non stiamo parlando di un migliore o peggiore, assolutamente, anche perché l'Arizona è sicuramente un grosso nome. Questo libro qui, essendo stato scritto da Graziella, e poi se volete l'avete qui a disposizione per le domande, è un libro che contempla tutta quella che è anche la normativa italiana. E sinceramente io credo che la privacy nella normativa delle firme grafometriche sia abbastanza noiosa, ma precisa e puntuale. Guardate, si parlava prima di dimestichezza nel firmare? Ebbene, esistono questi bracci robotici, che se, ci sono quelli dell'autopen, che ad esempio, non so, se un cantante, un personaggio famoso deve firmare dei gadget, lascia la sua firma e la macchina, questa autopen, te la riproduce su tutto quello che vuoi. Ma questa è ancora meglio, è una cosa stranissima, perché questa long pen, in pratica, fa sì che si possa comunicare tra due dispositivi in lontananza. Allora, lei è Isabella Allende, che in periodo di pandemia fa la presentazione dei suoi libri, lei da casa sua, e tutti i suoi lettori in una libreria. Ebbene, lei che cosa succede? Chiedeva ad ognuno di loro il loro nome e poi scriveva su questa tavoletta, gli scriveva la dedica. Vedete? E tutti loro erano dall'altra parte, a una distanza abbastanza grande. In pratica, questo strumento qui andava a scrivere la dedica che lei regalava al lettore che aveva acquistato il libro. Ma questo braccio è un braccio che va molto velocemente, tra l'altro. La trasmissione era abbastanza veloce e riproduce perfettamente la scrittura di chi ovviamente ha dato l'input. Consideriamo che però è una scrittura dove la penna, l'inclinazione della penna rimane sempre la stessa, quindi non ci sono variazioni nella conduzione del tratto. Vedete? La penna è sempre fissa in questo modo, non è che può cambiare a seconda della direzionalità dello scritto. Questo è long pen. Vedete? Questa è proprio la sua firma. E allora io continuo a comprare dei giocattoli. Chiamo giocattoli, ma in realtà quello che ho acquistato è questo quaderno Bamboo Paper che ho acquistato in un negozio della Apple. Ma perché l'ho acquistato? A parte perché mi piaceva, primo. Ma secondo, ha un normale blocco di carta, anche questo, con una quasi normale penna, perché in realtà la trasmissione non avviene attraverso la penna, ma attraverso questo pulsantino che manda poi il comando all'iPad, al telefono, al computer, quindi a quello che volete, e vi regala l'immagine di quello che ho scritto. Quindi io ho preso appunti e poi prendo e mi memorizzo l'immagine del mio foglio, quindi posso anche perdere il foglio, ma l'immagine ormai l'ho acquisita.
anche in questo caso, come nel primo caso della penna con la clip, per intendersi, io posso però, pensando ad un saggio grafico, analizzare la scrittura normalmente con microscopio, con macchina fotografica, con tutto quello che faccio normalmente su un saggio, su un foglio di carta. Ma non ci sono soltanto le perizie. Per cui noi ci siamo messi in contatto con l'Università di Cassino, che sta conducendo uno studio per, diciamo, prevenire, se possibile, attraverso la scrittura, quindi la grafia, ma non pensate alla frase, pensate proprio al segno grafico, ad esempio in questo caso sulla malattia dell'Alzheimer. Guardate, loro hanno un bambù più grande, io ho un formato a 5, loro hanno un formato a 4, ma loro sono anche tanto grandi, perciò hanno detto alla Vacuum: fai una cosa, perché non ci fai un'app che ci rilevi tutti questi dati che ci possono servire? E loro li hanno giustamente accontentati. Tra i vari step che si devono fare, cerchi, linee da congiungere in verticale, in orizzontale, c'è anche una frase da copiare in corsivo. E quindi anche qui vedete che la postura è una normalissima postura, la presa direi che è una buona presa, e comunque l'abitudine anche ad esempio di tenere la mano sul foglio già sul pad diventa più difficile, quindi qui secondo me si riacquista un certo grado di scioltezza anche nello scrivere. Si sta facendo molti passi, specie nel campo biomedico. Voi sapete che la prensione e la conduzione del tratto dipendono tantissime volte proprio dal movimento polso-mano. Ebbene, questo ragazzo, viene da dire ragazzo perché è un giovane ricercatore italiano, ingegnere biomedico, in pratica sta studiando lo studio dei movimenti della mano e del polso umani per trasformarli in algoritmi da trasferire su mani robotiche, in modo da renderle capaci di manipolare gli oggetti con la stessa efficienza. Pensate a tutte le persone che hanno, per un motivo o per un altro, problemi alle articolazioni, oppure chi non ce l'ha proprio, ad esempio viene in mente la giocatrice di scherma, Bebe Vio. Che cosa succede? Questi geni, perché sinceramente così mi sembrano, riescono a far fare a delle macchine o a strutture che sono poi degli ausili per la persona, e anche ad esempio riescono a far fare anche delle carezze. C'è chi riesce a comandare la scrittura, addirittura muove le dita e riesce a scrivere con una penna inserita nel braccio meccanico. Quindi sono tanti veramente gli sviluppi che si possono avere e gli aiuti che si possono avere dal digitale, perché il digitale tante volte viene un po' demonizzato, ma secondo me esiste sempre. Potete cortesemente chiudere i microfoni? Il digitale viene sempre, come si diceva, anche demonizzato. E adesso è un'altra cosa importante che abbiamo segnalato, che Graziella Galetta ha segnalato sulla nostra pagina e sul nostro gruppo di Facebook, dove vi invito tra l'altro ad andare ogni tanto a vedere se siete curiosi. Questa è la scrittura mentale. Ebbene, che cosa succede? È un software che trasforma i pensieri in parole. Questa è la prima volta che lo vedo, e tra l'altro tanti anche nostri colleghi hanno ripreso queste informazioni, è apparso sulla rivista scientifica Nature, e questo software in pratica dà la possibilità di scrivere con il pensiero. Io sapevo, ero rimasta a quelle persone che avevano un handicap fisico, che non riuscivano ad esempio a scrivere, ma solo col movimento degli occhi e con un software ovviamente apposta riuscivano nel digitale a comunicare. Ecco, questo è una novità anche per me.
Quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo preparando il numero 5 relativo della perizia su scritture, solo e soltanto relativo al saggio grafico che ci porterà dall'analogico al digitale e in più dove Erika Giordano curerà tutta la parte relativa alle sentenze sul saggio grafico, perché ogni tanto noi abbiamo bisogno di andare a vedercele. Quindi abbiamo detto su carta e su tablet. Allora, di tutte quelle strumentazioni che abbiamo visto, le più disparate, adesso, e qui lascio la parola a Roberta, esiste questo strumento che consente di inserire sopra al tablet il foglio di carta. Io vado avanti con le slide, Roberta, e poi tu puoi parlare. Buonasera a tutti, grazie Marisa. È una tavoletta questa molto interessante, è sempre della Wacom, ha un formato A4 e possiamo appoggiare sopra un foglio, con un foglio in formato A4 se utilizzeremo un software della Wacom, oppure avremo un campo di rilievo pari a un A5 col software di Namirial. È molto interessante poter rilevare e studiare un saggio grafico sia dal punto di vista cartaceo sia dal punto di vista digitale, perché il cartaceo potrà essere analizzato anche con la strumentazione che abitualmente utilizziamo, ma col saggio grafico digitale e grafometrico avremo veramente molti elementi che potranno essere utili alla nostra indagine, sia in campo forense ma anche nel campo della ricerca. Non dimentichiamo anche questo, perché uno scritto rilevato in questo modo ci permette di analizzare anche la personalità. È possibile anche fare ricerca, come abbiamo visto, in campo medico. Osservare e studiare l'evoluzione del tratto grafico dei bambini ci può aiutare nella rieducazione del saggio, della scrittura degli adolescenti. Possiamo osservare il ritmo e la dinamica grafica degli adulti e potrebbe essere anche un meraviglioso stimolo per le persone della quarta età. Quindi la firma grafometrica per me è stato soltanto il punto di partenza. È come un trampolino di lancio che ci permette di andare molto oltre nella ricerca e questo è bellissimo. Tutti amiamo la grafologia e se l'amiamo veramente possiamo disporre di più elementi. La linea rossa ci permette di vedere il tratto in volo. Ogni volta che noi stacchiamo la penna, come la stacchiamo e che tragitto facciamo. Questo ci permette di vedere precisamente gli stacchi, ma possiamo vedere anche eventuali patologie emergenti, dei tratti spezzati che potrebbero richiedere un approfondimento di analisi nel campo poi medico. Possiamo andare avanti? Marisa, Sì, ci sono, la vedi? in questo caso, sì, benissimo. In questo caso noi possiamo anche rilevare l'accelerazione del tratto. Possiamo vedere dove tendiamo a fermarci di più e dove possiamo prendere anche velocità al nostro tratto. In fondo viene rilevata sempre la pressione e anche la velocità. Oltre a questo sarà possibile anche rilevare e fare tutte le misurazioni di ogni dato e in questo caso abbiamo evidenziato il nome Marisa, ma potremo vedere anche in modo oggettivo i rapporti dimensionali, le distanze tra lettere e le distanze tra parole. Insomma, con questo sistema di rilievo grafometrico digitale abbiamo veramente tantissimi elementi che possono aiutarci sia in campo peritale sia in campo grafologico. È
ed è un percorso bellissimo che possiamo fare insieme. Quando ho finito il corso di firma grafometrica svolto nel 2017-2018, avevo tante nozioni, come alcuni colleghi che sono presenti questa sera. Però siamo tutti tornati nei nostri studi e abbiamo detto: e adesso cosa facciamo? Da dove inizio? Sono grado di affrontare eventualmente una verifica di una firma grafometrica e a mio avviso no, con molti limiti. Per questo motivo avevo chiesto insieme a altre mie colleghe che erano presenti al corso l'aiuto di Marisa e grazie al cielo lei è arrivata e ci ha aiutato un pochino a impostare un'eventuale perizia in campo grafometrico. Iniziano a esserci dei casi, non sono assolutamente semplici, non so quanto ci sarà un'evoluzione in questo campo perché il Covid non ci ha aiutato, non è stato possibile apporre le firme sulle tavolette in banca e anche nelle agenzie assicurative. Però tutti i contenziosi che potrebbero essere nati dal 2014 al periodo pre-pandemia, questi dovremmo essere in grado di affrontarli. Abbiamo pensato di offrire un percorso perché molte persone che hanno frequentato dei corsi di firme grafometriche hanno appreso tutte le nozioni teoriche, ma non sono riusciti ad approfondire l'aspetto pratico. Per questo motivo abbiamo pensato di offrire la possibilità di fare qualche incontro il martedì sera dalle 21 alle 22, quattro incontri per fare un piccolo ripasso. Vedere come è possibile rilevare una firma statica, osservare l'aspetto dinamico, i grafici e i dati biometrici. Sono delle osservazioni, non è un corso di firma grafometrica, questo lo vogliamo ribadire. Il dipartimento non ha finalità di lucro, chiediamo un contributo di 40 euro, 10 euro per ogni incontro, perché questi soldi possono servire per la ricerca, per eventuali approfondimenti in campo digitale. Il numero di partecipanti abbiamo deciso, di essere non più di 7, perché ogni partecipante dovrà avere la possibilità in remoto di capire bene come rilevare una firma, come salvarla e iniziare a studiare, la linea grafica e tutti gli elementi che si possono desumere. Grazie. Queste sono le tavolette. Queste sono le tavolette. Questa è la tavoletta piccola, la più comune che troviamo in banca, che troviamo in posta. È una tavoletta piccolina con un campo di rilievo A5, A6, scusate. Secondo me è una tavoletta come inizio estremamente interessante. Possiamo prendere dimestichezza, una buona superficie, possiamo trasportarla ovunque e come punto d'inizio, secondo me, è molto valida. Poi ci sono delle tavolette un filo più costose, più impegnative, ma molto interessanti perché ci permettono di apporre un foglio su queste tavolette e poter rilevare un saggio grafico sia cartaceo sia digitale, ma questo è un pochino più avanti. Vale la pena iniziare dalla tavoletta piccola, giocarci, prendere confidenza e poi passare a questa. Questa invece è quella col formato A4? Questo è sempre col formato A4, ma senza foglio di carta, nel senso che noi possiamo chiedere di rilevare anche un saggio grafico, come al buio. La persona non vede il tracciato grafico, ma viene registrato.
È interessante vedere che il tempo di impiego per il rilascio del saggiografico su una superficie nera è un filo maggiore rispetto a quello sulla carta, perché la persona rimane un po' disorientata. Molto interessante sarà poter verificare e confrontare la pressione, l'accelerazione e soprattutto i tratti aerei anche in questo caso. Ritornando E un attimo, inserirli nella scusami Roby, ritornando un attimo all'analogico, mi viene in mente quando facevano fare i primi saggi ciechi su carta, dove Esatto. facevano appunto con una penna che non scriveva, facevano scrivere su un foglio, allora si metteva la carta carbone, la carta copiativa sotto e ti rilevavi. Diciamo Assolutamente. quello che aveva scritto il soggetto, però chi andava a fare un saggio cieco aveva, come dice Roberta oggi, molta difficoltà nello scrivere perché non vedere quello che scrivi ti crea incertezza ed ansia. Assolutamente, una collega che è presente con noi stasera lo usa ancora questo metodo abitualmente. Ah, figurati! Ho visto i colleghi durante il saggio grafico utilizzare questo sistema. L'unica differenza è che il foglio di carta con la punta della penna non rilascia la traccia. Certo. E sopra un foglio di carta carbone abbiamo una superficie più morbida. Invece in questo caso abbiamo una superficie Rigida. rigida e questo ti può creare qualche piccolo problema o qualche resistenza. Interessante anche fare la prova sulla tavoletta, quella grande A4, appoggiando 1, 2, 3, 4, 5 fogli, però la pressione che viene rilevata rimane costante. Questo è anche interessante. Volevo dirti, Roberta, che abbiamo già le prenotazioni per i sette personaggi che dovranno partecipare. Allora, Benissimo, siamo ben contenti e ben disponibili. infatti. Allora, queste sono le caratteristiche, come vedete, la tavoletta formato A4. E poi adesso, questa volta, io avevo il flybook, adesso esiste il Surface e avete visto tutti il filmato che vi ho mandato, che Graziella Galetta, che adesso prenderà lei la conduzione, ha fatto per firmare e scrivere sullo schermo del computer. A te, Graziella. Ricordo che Graziella è l'autrice del libro, eh? Allora, buonasera a tutti. Io mi sono occupata in questo caso di una mini ricerca per quello che riguarda il Surface, in particolare il Surface 7 Pro, che è uno strumento che utilizzo quotidianamente, anche se non ha assolutamente nessuna caratteristica grafometrica, anzi, diciamo che quelle che sono proprio le caratteristiche di una firma grafometrica non vengono rilevate, siamo nel campo eventualmente di firme elettroniche semplici. Ma perché io ho fatto questo tipo di sperimentazione? Perché il laptop, che è un due in uno con tastiera rimovibile, è stato molto utile nei tempi di pandemia, l'ho scoperto molto utile perché ha consentito di agire, di compilare moduli che comunque. Mi senti, Marisa? Sì, ti sento. Ah, ok, no, perché non sentivo dei disturbi in sottofondo. Ah, no, no, ti sento. E praticamente mi ha risolto anche stando in altri posti la possibilità di compilare moduli anche scolastici per mia figlia o comunque moduli che venivano richiesti nell'arco di 5 minuti, evitando utilizzi di altre strumentazioni di stampante, di scanner e via dicendo. E è chiaro che è uno strumento che insomma bisogna prenderci un po' di dimestichezza perché la superficie è molto liscia. Se siamo abituati all'attrito della carta, qua attrito non ce n'è. In questo filmato, infatti, si vede come
scivola via in maniera fluida la penna sopra la superficie del tablet, perché poi senza tastiera si trasforma in realtà in un tablet. E la novità positiva è che comunque consente di scrivere e di compilare moduli che vengono trasmessi magari anche da uffici pubblici in PDF, ma contemporaneamente mi consente di agire, di scrivere e anche di disegnare dei fogli e dei documenti in formato Word. E questo grazie, devo dire, a una penna, perché la Surface Pen offre senza dubbio un'esperienza di scrittura e di disegno molto fluida, molto immediata, naturale, e soprattutto rispetto alle penne elettroniche o digitali a cui eravamo abituati in precedenza, qui non ci sono ritardi o latenze. Praticamente dove la punta si appoggia, lì c'è la traccia che io lascio. E poi grazie, c'è una funzionalità enorme di inclinazione, addirittura questo tipo di strumento può consentire di fare disegni con ombreggiature, e proprio come noi faremmo con una matita. E infatti la scelta delle punte e degli strumenti nel software è enorme. Tra l'altro abbiamo una precisione artistica, perché ci sono oltre 4.000 punti di pressione che sono un'enormità per quanto riguarda uno strumento digitale. E diciamo che è uno strumento sicuramente pratico, certo che viene meno quella che è, non può essere utilizzato per una firma ufficiale, o meglio, su certi documenti anche ufficiali della pubblica amministrazione è possibile firmare con questo strumento e salvare in PDF, per salvare la possibilità di apportare modifiche successivamente. Va da sé che a livello normativo e a livello giuridico un documento siffatto ha un valore più basso, diciamo, meno efficace rispetto a quello che è un documento firmato con firme grafometriche. È un documento il cui valore viene valutato di volta in volta in caso di contestazioni dal giudice. Ma questo non è la sede dove io volevo parlare di argomenti giuridici. In pratica quello che mi preme sottolineare è la praticità del device, che ci consente assolutamente una scrittura sì fluida. In questo caso ho notato, ho fatto esperimenti, ho visto che la scrittura si dilata in orizzontale leggermente, perché la scivolosità, chiamiamola così, del piano del video, diciamo, se non hai una manualità mi fa scivolare, quindi allarghi quella che è la scrittura. Però vi garantisco che quelle che sono le caratteristiche fondamentali della scrittura della persona sono comunque vengono fatte salve. Certo, è una scrittura e una firma dove, a differenza di quella grafometrica, non c'è il conteggio, non c'è la misurazione, la quantificazione temporale, che secondo me è il quid pluris, il valore aggiunto che ha una firma, una scrittura grafometrica. Quindi questo è quello che è il discorso in relazione al video che hai presentato. Sicuramente la pandemia e questa situazione ha accelerato quello che è il trapasso verso soluzioni digitali, che non dobbiamo temere, come hanno detto le colleghe prima, ma vanno studiate, sperimentate e per poi essere utilizzate in maniera opportuna e giusta a seconda di quelli che sono i casi, a seconda anche del tipo di valore probatorio che vogliamo imprimere a un documento. Comunque questo è uno strumento molto molto valido dal mio punto di vista. Bene, grazie Graziella. No, grazie a te, grazie a voi per aver ascoltato, diciamo, fino a quest'ora le nostre lucubrazioni.
No, no, ma è importante. L'unica cosa è che ovviamente questa naturalezza e spontaneità che io ci ribatto sempre, che vediamo da parte di Graziella nello scrivere su questo device, in realtà è sicuramente, come potete vedere, al di là del fatto che sceglie il colore, eccetera, però non prende, se non sbaglio, i dati biometrici in questo caso, quindi è semplicemente una firma su carta e però è completamente spontanea. Allora, continuiamo. Quindi si diceva non corsi, ma percorsi. Tra l'altro, perché è importante, cioè noi non vogliamo fare corsi, come diceva Roberta giustamente, perché secondo me esistono già delle scuole molto valide che li portano avanti. Però come tutti, quando siamo andati a scuola o anche all'università, quando ti ritrovi nel mondo del lavoro dici, oi oi oi, da che parte mi rifaccio? Ecco, i giudici, specie ad esempio con questa sentenza che mi ha passato Maria Cristina Clemente, con questa sentenza si vede come il giudice, spengete i microfoni per cortesia, non è tanto comprendere quello che è il qualificato punto di vista del singolo studioso, piuttosto definire in modo più ampio quale sia lo stato complessivo delle conoscenze accreditate. Pertanto, per valutare l'attendibilità di una tesi, occorre esaminare gli studi che la sorreggono, l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività delle ricerche. Ed allora, anche quando ci siamo incontrate a Milano, e poi siamo diventate il dipartimento, vedete, noi avevamo fatto un piccolo schema, cosa chiedere al giudice, se i tablet sono tutti uguali, come rilevare un saggio grafico, e questo secondo me è il passaggio più importante, ma il più difficile, e poi vi spiegheremo perché. Devo far fare anche un saggio su carta. Quali sono i documenti comparativi che si possono accettare? Cosa devo osservare dal punto di vista grafologico? I tablet registrano tutti nello stesso modo? E questo ovviamente Roberta e Elena, quando faranno questi seminari del martedì, sicuramente lo diranno. Quali sono le differenze più importanti? E sul tablet il segno. Se il segno non si manifesta, devo rifare la firma? Bene, queste sono alcune domande alle quali avevamo cercato di dare risposta, ma sapete benissimo che è uscito l'EMPSI che l'AGI ha provveduto a tradurre e a fare anche degli incontri. Tra l'altro esiste l'appendice 5 che è proprio relativa alle firme grafometriche. Bene, perché è importante, al di là del fatto se lo condividiamo oppure no, questo discorso dell'EMPSI? Perché l'EMPSI è formata da persone che lavorano in questo campo, quindi da professionisti che vengono da tutta Europa. Quindi non è più una sola voce, non siamo più solo in quattro intorno a un tavolo a Milano che decidiamo che cosa forse può essere utile per la nostra professione da sapere, ma l'EMPSI è comunque un organismo che racchiude più menti. Ecco perché, a mio avviso, può dare più sicurezza, se vogliamo, al di là del condivisibile o meno, però comunque ad un magistrato, specie relativamente a quella sentenza della Cassazione che abbiamo visto prima, dà sicuramente più certezze. Dire ho seguito le linee guida di, perché non è proprio un protocollo, sono più un manuale di delle migliori pratiche, diciamo, per il lavoro. E poi altre domande che cercheremo di risolvere in questi seminari è sulla firma grafometrica, elementi di statistica, perché si torna lì. Tanti di voi mi stanno anche scrivendo che non hanno la tavoletta. Quindi per questo siamo un po' limitati e comunque poi cederò di nuovo la parola a Roberta perché ti leggerò dei messaggi, Roberta, e tu cercherai di rispondere. Però un conto è sapere la teoria, un conto è giocare, come diceva Roberta, e provare, perché la cosa veramente
più importante è provare sempre e comunque e non aver paura di sbagliare. Quindi anche se non ci sono perizie, però inventatevele, cercate in tutti i modi di poter avere uno stimolo per andare avanti nello studio. Spengete cortesemente i microfoni. Quindi questo lavoro che faremo insieme, se volete noi siamo disponibili anche per un lavoro appunto di supervisione. Queste sono le pagine e i gruppi dove ci potete trovare. In particolare il dipartimento ha la pagina e il gruppo su Facebook. Poi, d'accordo, io metto le notizie su grafologia scientifica, sul gruppo periti e periti grafici e grafologi. Questi sono i nostri gruppi, diciamo, di lavoro. Questi sono i miei contatti, ma in basso avete sempre visto il telefono che avete utilizzato per prenotare relativamente anche al dipartimento. E io ho imparato così tanto da tutti i miei errori che ovviamente continuo a farne, perché proprio oggi, e sono felicissima, credetemi, mi è arrivato questo giocattolo nuovo. Questo è un giocattolo, è un, come si chiama, notebook forse, non lo so, però guardate che cosa stupenda. Questa tastiera qui, che sparisce, io posso mettere un foglio di carta sopra. Questo è un computer, apparentemente un computer, a Windows 10. Io metto il foglio di carta sopra, come avete visto in questa immagine, qui sotto c'è la tastiera che mi sparisce letteralmente e il foglio di carta, poi io posso riportare di nuovo tutto su un file digitale. E siccome mi è arrivato oggi, ora lo devo provare, mi ci devo divertire e poi ve ne parlerò. Guardate, vedete, sparisce completamente quella che è la tastiera. Quindi io, felicissima di questo nuovo giocattolo, a questo punto vi saluto, e vi saluto nel senso con la presentazione, la vado a chiudere e a interrompere, non so se ho interrotto la presentazione, ditemi un po' se per cortesia l'ho interrotta. Sì, interrotta. Perfetto, grazie. Sì, Marisa. Grazie. Grazie mille di tutto. Allora, Roberta e Graziella, vi leggo un po' di messaggi così da poter rispondere a queste persone. Non dico chi li ha scritti, però più che altro sono importanti per sapere un po' come regolarci. Allora, c'è chi si è già prenotato per questi incontri. Poi la domanda principale è, spengete i microfoni per cortesia, se no ve li devo spengere io, è più brutto. Ok, allora, a questi incontri possono partecipare solo chi ha fatto già il corso? Prima domanda importante. Poi desidero essere una dei 7, e questa sicuramente ci sarà senza ombra di dubbio. Poi vorrei partecipare, grazie, mi interessa prenotare il corso che avete proposto, posso partecipare all'evento grafometrico, oppure ma può essere utile quello che state presentando anche per chi non ha fatto il corso, e quindi si ritorna alla domanda importante, posso partecipare all'evento, poi mi interessa prenotare il corso. Poi vediamo un po', sto valutando l'acquisto, magari se potete consigliarmi, perché non hanno la tavoletta, gli interessa il corso. E come si chiama questo bel giocattolo? Ora te lo dico, come si chiama? Dopo lo cerco, se no poi... E poi che giocattolo compri domani? Non lo so, intanto fammi studiare questo, Virginia, poi domani lo compro. Io lascerei la parola un attimo a Roberta e a Graziella, in particolare a Roberta, per rispondere a queste domande, per riuscire a stabilire il range delle persone che possono partecipare a questi incontri. Roby? Allora, in attesa che si collega Roberta, volevo dire soltanto una cosa, così lascio la parola finale a lei. Graziella, certo.
Tutti questi strumenti di cui abbiamo parlato, anche non grafometrici, sia i Surface o comunque altri laptop che consentono l'interazione tra penna e video, o comunque anche i giocattoli di Marisa, sono strumenti che vanno studiati e bisogna prendere atto che esistono, perché nulla toglie che un domani potremo trovare un testamento olografo su un aggeggio di questi. Quindi bisogna conoscere le possibilità che possono esserci in giro. E ripeto, la pandemia e comunque queste clausure forzate ci hanno portato a pensare che in questi strumenti possa nascondersi anche del materiale che poi domani potrebbe essere utile per una qualsiasi tipo di perizia. Quindi ecco perché spingo alla curiosità. In effetti hai ragione, perché ci sono stati dei casi, ad esempio ricordo ancora un ragazzo che purtroppo si è suicidato e che aveva lasciato il suo testamento sull'iPad per i genitori, quindi ci sono già stati. Io personalmente ho analizzato delle lettere anonime che erano state scritte con appunto l'iPad o col telefono, ora non lo so, però a mano. E quindi è stato possibile poi riuscire a trovare ovviamente i soggetti che erano stati, ma proponendogli un saggio grafico in un certo modo. Certo. Roberta, ti sei collegata? Sì, ci sono. E come? Perfetto. Roberta, allora, hai sentito le domande? Sì, ho sentito le domande. La prima serie di incontri, quelli del mese di giugno, ne avevamo pensate per le persone che avevano già seguito un corso di firma grafometrica, ma che volevano approfondire l'aspetto pratico, avendo approfondito ai corsi tutto l'aspetto teorico, quindi riprendere un attimino le linee. Nulla toglie di organizzare in un'altra giornata della settimana degli incontri con persone che non hanno nessuna preparazione di firma grafometrica, per vedere l'impiego di questi strumenti anche dal punto di vista grafologico, quindi rieducazione del tratto grafico, l'analisi della personalità e altre osservazioni che possono essere estremamente interessanti. Riteniamo importante limitare il numero di partecipanti, perché non tutti dispongono di una tavoletta digitale e poter esercitarci in remoto, nel senso che io posso far vedere prima come fare e gli altri mi dovranno dare poi tutte le istruzioni come procedere. Perché se vogliamo incontrarci per imparare qualcosa insieme, perché è un percorso che facciamo insieme, non c'è chi ne sa di più e chi ne sa di meno, ma riflettere insieme su tutti i rilievi che potremo fare e vedere. Allora, io direi di fare quindi una prima selezione con le persone che hanno già fatto il corso. Poi invece potremmo fare un secondo incontro anche un pochino più numeroso, non solo 7, proprio per parlare delle applicazioni che si possono fare appunto con questi strumenti e i miei giocattoli. Ora ve lo faccio vedere il giocattolino, aspettate, vediamo. Se... Lei è felicissima, è felicissima. Bimba Marisa è molto felice, stasera sogna. Con noi sogna. È vero, è vero. Questa è la bellezza di Cisa. Non so se lo vedete. Allora. Le vogliamo bene anche per questo. Ragazzi, neanche dovessi fare pubblicità a questo strumento. Dove sono io? Non mi vedo. Mi vedete voi? No, adesso abbiamo condivisione dello schermo. Certo? No, non ti vediamo. Ah, che bello. Ecco perché siete tutte tranquille. Aspetta, vado a dividere, non lo so, perché a me non me lo dà lo schermo condiviso, mi dà semplicemente voi. Adesso c'è, qualcosa si muove. Come, scusami? Adesso ti vedo, qualcosa si muove. Perfetto, benissimo, dai. Ok, allora lo strumento bellino è questo,
che è stupendo, ragazzi, mi piace un casino. Allora, vediamo se... vedete? È un normale computer, leggerissimo, io cercavo questo. No. Vedete? No, non posso vedere niente. Allora, non si vede. Vi manderò il filmato, si fa prima. Allora, aspetta però. Sì, grazie. Certo. Grazie, va bene. Va bene. Allora, io direi che abbiamo finito per stasera. Se non avete domande particolari, chi ha delle domande può aprire il microfono e parlare o chiedere direttamente a noi tre, perché stasera purtroppo siamo soltanto in tre, manca la nostra quarta colonna che è Elena Gallo e che la prossima volta ci sarà comunque sicuramente. Se non avete domande, ok, ditemi. Ma voi possono anche scriverle, no Marisa? Sì, sì, le possono, solo che ho l'idea che se chiudiamo poi sparisce anche la chat, se non sbaglio. Allora, intanto vediamo un attimo la chat, scusate, prima ho letto quelli sul mio telefono. Allora, buonasera, per l'esattezza 116, perfetto, presente, ci siamo, buonasera a tutti. Allora, Schirinzi, buonasera, Antonio, ci sei, Antonio Schirinzi. Poi, Pablo, ciao, grazie tanto, buona serata a tutti, bello l'incontro, perfetto, allora nessuno ha fatto domande qui, le domande che abbiamo avuto le abbiamo avute appunto sul cellulare con WhatsApp, quindi facciamo Marisa, così, dimmi. Marisa, possiamo chiedere eventualmente la preferenza dell'orario, perché noi abbiamo indicato i primi incontri avverranno dalle 9 alle 10 di sera. Può andar bene a tutti come orario? Perché di giorno lavoriamo. Nessuno risponde. Allora, io direi che comunque democraticamente lo facciamo dalle 9 alle 10 per i primi 7. Perfetto. E benissimo. Poi dopo, eventualmente, anche perché tante persone ci avevano chiesto proprio questo orario, perché giustamente di esatto. Si lavora, insomma. Allora, l'orario si lavora. Bene. Esatto. Io intanto... È sempre un'ora. Vai Roberta, scusami. Sempre un'ora precisa, 9-10, alle 10 si stacca. Ragazzi, Roberta è tedesca, io non ve lo vorrei dire, eh. Io non, Roberta sì. Allora, intanto io vi ringrazio prima di tutto per avermi chiesto questa replica e sono stata felicissima di averla fatta, di poter avervi potuto presentare anche il nostro dipartimento, c'è il sito, andate a dargli un'occhiata, ci sono anche degli articoli interessanti e dei filmati, quindi se volete aggiornarvi noi vi aspettiamo su Facebook, nella pagina o nel gruppo, e anche date un'occhiata al sito e dateci suggerimenti più che altro anche su cosa vorreste trovare sul sito. Io vi ringrazio e vi auguro a tutti buona serata. Grazie ciao, mille, ciao, grazie. Grazie, buonanotte. Grazie a voi. Ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie. Ciao.